Addolorata Ines Peduto, tecnico biologo della Reggia di Caserta. Sono qui a Salerno, nella sovrintendenza di Salerno, per portare e condividere con tutti i presenti l'esperienza del percorso tattile-olfattivo nel giardino inglese. Questa esperienza sensoriale, questa visita sensoriale, ha il suo inizio nel 2003 e dal 2003 ha visto passare nel giardino inglese, quindi ammirarlo dal punto di vista sensoriale, utilizzando il tatto e l'olfatto, tantissimi visitatori, scolaresche e soprattutto associazioni di diversamente abili. Il percorso, appunto tenuto nel giardino inglese, è un percorso che fa sì che i visitatori possano cogliere quello che è un giardino storico, un insieme di natura, arte e storia, servendosi del tatto e dell'olfatto. Quindi i visitatori possono in qualche modo apprezzare le rarità botaniche che ci sono nel giardino. Il giardino inglese, infatti giardino di paesaggio, è diventato nel tempo anche un orto botanico. La sua realizzazione è della fine del 1700, giardiniere inglese viene chiamato alla corte di Napoli per realizzarlo, John Andrew Grefer, insieme al figlio di Luigi Vanvitelli, Carlo Vanvitelli, e insieme realizzano un giardino inglese a fundamentis, uno dei più belli d'Europa. E quindi i visitatori possono in questa esperienza sentire le essenze, i profumi di essenze come per esempio quello della canfora, oppure quella dell'abies salva, sentire profumi di rose, sentire anche le essenze aromatiche del nostro orto. Insomma, c'è tanto, ma tanto, tanto, tanto da visitare e da sentire.